Proviamo a chiamare Daniele. Oi là, ciao, bene tu? Tutto a posto, senti, una jam stasera? No, vabbè, senza preavviso, senza niente, no, niente. Ma come faccio? Vabbè, proviamo invece Alex Di Reto, il mio amico bluesman. Oi! Oi, man! Io ti chiamavo per sapere se stasera volevi fare una jam session. No, no, che jam, non mi ricordo neanche più come si suona. Adriano, magari chitarra e sax. Ci sei stasera per una jam? Amen, ma stasera, porca miseria, ho fatto una serata ieri sera, l'altro giorno ho fatto le prove, stasera... Niente, proviamo Marco. No, Emanuele. No, niente. Paolo sì. Niente, neanche tu. Vabbè. Ragazzi, è veramente difficile organizzare una jam così improvvisata. Sapete che vi dico? Me la faccio da solo. Andiamo in studio! Ragazzi, purtroppo, come avete visto, è veramente impossibile organizzare una jam session così di punto in bianco dalla mattina alla sera. Assolutamente non c'è stato modo. Allora ho pensato, perché non fare un video dedicato sia ai principianti sia a chi già suona da tempo, dove vi spiego un po' come faccio io ogni volta che magari mi ritrovo a suonare da solo, poi che sia in casa oppure al negozio per provare una chitarra, uno strumento nuovo. Tante volte capita anche che ti trovi a casa di amici e c'è la chitarra del nonno buttata lì in un angolo e ti dicono: Ale, ci fai un brano, qualcosa. Ho deciso quindi di fare questa lezione un po' diversa, ma che racchiude tante tante piccole cose che vi saranno sicuramente utili. Ma dopo la sigla! Come vedete, ho preso la chitarra acustica perché insieme al ghitalele è lo strumento che ho sempre a portata di mano. Sappiate però che quello che vi dico oggi potete applicarlo a qualsiasi tipo di chitarra. Quindi ipotizziamo una jam session in solitaria. Siamo da soli sul nostro divano e dobbiamo suonare qualcosa. A parte lo studio del repertorio, quello che vi farò fare adesso vi servirà tantissimo per lo sviluppo del linguaggio e del timing. Prendiamo come esempio il classico giro blues di 12 battute in tonalità di Mi, quindi molto semplice. E per chi è ancora a digiuno, vi ricordo che il giro è formato da 4 battute di Mi settima, 2 di La settima, altre 2 di Mi settima e il turnaround formato da Si settima, La settima, Mi settima e poi possiamo concludere anche con il Si settima finale. Faremo una ritmica molto semplice. E così via per tutto il giro. Se però ho ancora dei dubbi sulla ritmica blues, mi raccomando, non perderti il mio corso di chitarra blues ritmica. Ti lascio il link qui sopra e in descrizione. Oltre però a suonare la parte ritmica, dovremo inserire l'improvvisazione. Per farlo possiamo muoverci su tantissime scale, però oggi vedremo la soluzione più semplice, soltanto la pentatonica di Mi minore presa in prima posizione con le corde a vuoto. Per chi suona da tanto tempo, ovviamente è possibile inserire altre scale, arpeggi, triadi, eccetera, eccetera. La prima parte dell'esercizio consiste nel suonare soltanto 2 battute e le successive 2 suonare improvvisando. Poi suonare l'accompagnamento per altre 2 battute e ripetere l'improvvisazione per altre 2. Così per tutto il giro blues. Sentiamo un esempio. Battute di La e improvvisazione. Accordi. E finale. Thank you.
Alternativa invece suonare la frase subito dopo il primo accordo di ogni battuta. Introduciamo il quick four, quindi dal mi andremo direttamente al quarto grado, la settima, per poi ritornare per altre due battute di mi. Il resto del giro rimane identico. Possiamo divertirci aggiungendo magari un walking bass. Ragazzi, questa è una jam session da soli e divertirti senza dover rendere conto a nessuno. Se fate questo esercizio tutti i giorni, quando prendete la chitarra almeno per 5-10 minuti, avrete subito dei notevoli miglioramenti per quanto riguarda il ritmo e il timing. Dovete assolutamente contare, non vi potete sbagliare adesso, siete soltanto voi e lo strumento, per cui sempre a mente dovete sapere in quale posizione del giro blues vi trovate, su quale battito e quanto tempo avete a disposizione prima che entri il nuovo accordo. Ovviamente io ho inserito anche ulteriori cose, altre posizioni, mi sono mosso, fate come me, spostatevi anche lungo tutto il manico, inserite un walking bass, inserite altri accordi, altre posizioni, gli arpeggi, potete fare come volete, basta divertirsi. E mi raccomando, tra qualche giorno passate di nuovo di qui, lasciatemi un commento e fatemi sapere se ci sono stati dei miglioramenti. Vai! Bene ragazzi, spero che anche questa puntata di Professione Chitarrista vi sia piaciuta. In tal caso, mi raccomando, cliccate mi piace, doppio mi piace e condividete il video con gli amici. Iscrivetevi al mio gruppo Facebook Professione Chitarrista, vi lascio il link in descrizione. E se ancora non l'avete fatto, aiutatemi a crescere. Ragazzi, dobbiamo arrivare a 10.000 iscritti per l'anno prossimo. Ho lanciato questa sfida e spero che ognuno di voi mi aiuti. Condividete il mio canale con i vostri amici chitarristi, fateli iscrivere cliccando il pulsante qui sotto ed attivando la campanella. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao e buona musica! Well, my mother was a lady. She said, son, you can't go wrong. Lucky.